Buongiorno, buongiorno di nuovo dall'oltretomba perché qui la luce ancora non è arrivata. Allora, buone notizie. Siamo finalmente riuscite a spedire l'inverter in assistenza in Italia. Il Corriere passerà oggi a ritirarlo e spero che per venerdì arrivi. Venerdì? Venerdì è festa? Non mi ricordo. Quindi vabbè, speriamo che per lunedì arrivi e si mettano subito al lavoro perché se non avessimo avuto il problema dell'inverter saremmo già partite. Nel frattempo, oggi facciamo altri piccoli lavoretti perché non ci si ferma mai. Allora, se vi ricordate, in un video precedente, prima della partenza per la Spagna, ve lo metto qua sopra, avevamo fatto dei piccoli lavoretti, tra cui abbiamo montato la plafoniera e dovevamo sistemare le mattonelle adesive sulla porta del bagno, dentro la doccia, eccetera. E però la colla che avevo comprato non andava bene. Quindi, dato che ormai quelle mattonelle lì si erano rovinate, eccetera, 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 abbiamo deciso di toglierle e risostituirle. Abbiamo già fatto il lavoro, come vedete, abbiamo tolto tutte le mattonelle precedenti e ripulito la parte di porta da ricoprire. Idem qua nella doccia, vedete, le ho tolte tutte. Ripulito per bene e poi sarà da fare, dato che ormai si è rovinato anche qui, sarà da fare pure qua. Però questo è un po' più una rottura di palle, quindi adesso vediamo se farlo oggi o domani. Perché comunque essendo singole mattonelle, non un pezzo unico, ci sono dei punti in cui si è scollato. Però qui, a parte magari dove i lati qua, non è proprio pessimo pessimo, quindi penso che lo faremo comunque perché abbiamo fatto 30, facciamo anche 31. Quindi abbiamo comprato questa volta, invece che le mattonelle singole, abbiamo comprato un intero rullo. Ovviamente fatto sempre simile in stile mattonella, colori che richiamano un po' quelli del bagno, però un singolo rullo, perché così c'è molta meno possibilità che si stacchino i pezzi singoli. Quindi penso che inizieremo oggi con la porta e la doccia. Penso che non aggiungerò un'altra colla, perché in realtà è già adesiva. La mia paura è che aggiungendo un'altra colla poi faccio peggio, perché magari non so come spiegare, magari va in conflitto con la colla già presente, cioè comunque sulle istruzioni di questo c'è scritto di applicarla e poi ovviamente premere destra, sinistra, su e giù, eccetera, finché non aderisce bene. E basta. Stessa cosa sulla parete, quella lì del bagno, che però penso che faremo domani, perché non abbiamo molta voglia di fare tutto oggi. Nel frattempo, questione impianto elettrico. In teoria lasceremo tutto così, perché l'idea, come vi avevo anticipato nell'ultimo video dei grandi lavori, lo metto qua, era quella di cambiare il caricabatterie con un caricabatterie della Victron, metterlo esterno al sedile e in modo da farci stare lo spazio per lo staccabatterie e il portafusibile. Però non ho molta voglia di fare questo lavoro, sono sincera, soprattutto non è proprio il momento adesso di spendere soldi, tra virgolette, non necessari, perché non sappiamo ancora quanto ci costerà la riparazione del nostro inverter, non sappiamo esattamente quanto ci costerà il campeggio, perché non sappiamo esattamente fino a quando saremo costretti a rimanerci, perché dobbiamo aspettare l'inverter. E quindi niente, abbiamo deciso di rimandare questo lavoretto appunto non necessario, terremo i cavi così come sono, tanto ormai casino per casino e basta, niente. Quindi quella parte lì penso che non la toccheremo più, non la guarderemo più. Altro lavoretto che dovremo fare insieme a Davide, perché mi serve una mano per farlo, devo cambiare le bandelle laterali sui portelloni dei gavoni. Adesso vi faccio vedere. Eccole qua. Le avevo comprate tempo fa. Vedete, questi sono i laterali. Solo che va smontato il portellone per potercelo infilare, vedete, nell'asticella. Ed è un lavoro un po' rognoso, quindi mi serve una mano. Adesso vediamo Davide quando avrà voglia di farlo e lo facciamo insieme. Facci vedere questo capolavoro. Nuovo. Sembra davvero bello, qualitativamente meglio di quelle di prima. Adesso Sì. dobbiamo ritrovare i buchi della porta. Ah beh, basta fare così. Sì, vabbè. Allora, il Fammi primo. vedere, fammi vedere. Ta-da! Bellissimo! Ottimo, ottimo, ottimo lavoro, ragazzi! Guardate qua la porta con la maniglia montata.
Guarda che bella. Ta 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 ta. Ok. Ora quello che ci rimarrebbe da fare è questa parete qui, che è la più stronza di tutte. Alla fine ci siamo messi al lavoro. Già tolto quasi tutto. Ora con il raschietto sto finendo di togliere i residui di colla. Vedete qua, li ho già tolti, qua li devo togliere. Ecco, così poi puliamo tutto per bene, benissimo, e poi possiamo attaccarci queste qua nuove. Fatto! Palette tutta pulita, tutta sgrassata, tolta tutti i residui di colla, sgrassata per bene con l'alcol, e adesso procediamo ad attaccare le nuove mattonelle. Missione compiuta! Ecco qua. Abbiamo anche ricoperto la mensola, che era di quel giallo schifoso. Ta-da! Adesso riattacco tutto. Ecco il risultato finale. Forse si vede meglio dallo specchio. Parete. Porta d'ingresso. E doccia. Alla fine è stato più facile del previsto. Buongiorno, buongiorno, sempre dall'oltretomba. Qui ancora non è arrivata la luce. Comunque, vi ricordate invece che vi dicevo che da quando ho collegato la TV a 12 volt avevo un problema di fruscio che sentivo arrivare dalla soundbar quando accendevo entrambi? Ecco, avevo provato in realtà a non mettere sulla stessa linea. Sullo stesso cavo, diciamo, TV e soundbar, e non ho risolto. Quindi alla fine ho scoperto, mi sono documentata e ho scoperto che quando sono collegati alla medesima corrente, da quello che ho capito, quindi alla 12 volt in questo caso, alla stessa batteria, c'è praticamente un loop di rumore di rimando, un fruscio per l'appunto. E si può risolvere in realtà con un aggeggino molto molto semplice che l'ho comprato, l'ho pagato 11 euro su Amazon. Ed è questo qua. Praticamente ho collegato il jack che esce dalla TV a questo e questo alla soundbar. Non si sente più nessun fruscio e ho risolto il problema. Comunque sentite il sottofondo del Webasto perché dato che non è ancora arrivato il sole è freddo dentro al camper. Poi cosa ho fatto? Ho pensato di riordinare e riorganizzare un pochino meglio gli spazi, i cavi, le cose, quindi ho comprato queste taschine che sono praticamente fatte come queste, lo stesso principio, solo che invece che metterle tutte assieme le ho separate. Una l'ho messa qui e ci metto appunto dentro qua, adesso sto caricando questo, ci metto i cavi. Poi Sakura, Sakura. Poi altre due di queste taschine le ho messe qua dentro l'armadio, perché alla fine lo spazio non è mai troppo. Sakura, cosa c'è? Abbiamo giocato finora. Ma cosa c'è? Seduta. Terra. Terra. Brava. Tieni. Boh. No, lascia, lascia. Seduta. Bip. Abbiamo messo un tappetino all'ingresso, uguale a quello del bagno, e poi un'altra di queste taschine l'ho messa qua su, qua, perché la notte magari hai bisogno di un fazzoletto di carta, hai bisogno, ci ho messo dentro i tappi per le orecchie, ci ho messo dentro la pezzetta per pulire gli occhiali quando magari guardiamo la TV la sera a letto, insomma queste cose qua. Quindi niente, questi sono lavoretti in realtà molto piccoli. Il bagno ve l'ho già fatto vedere ed è davvero fighissimo, non si è scollato niente, sono già 2 giorni ormai che è attaccato. Super figo, bello, bello, bello. E nulla, quindi ora aspetto che Davide mi dia una mano, dobbiamo montare le bandelle, cioè cambiare le bandelle laterali dei gavoni e poi basta, in teoria abbiamo finito. Sta arrivando un po' di sole finalmente, a mezzogiorno. È mezzogiorno, ragazzi. Ancora il nostro camper è in ombra, ma sta arrivando il sole. Comunque, vi ricordate che vi dicevo che avremmo dovuto insieme a Davide cambiare le bandelle dei gavoni, no? Queste qua praticamente. Vedete, queste qua laterali, questa è rotta. La volevo sostituire, anche di qui da questo lato è rotta.
Questa invece è abbastanza in buono stato. Vabbè, insomma, le avevo comprate. Ho chiesto sul forum, cioè sul gruppo Facebook di Laika EcoVip, come toglierle, perché davvero non si capisce come cavolo smontarle. E alcuni mi hanno detto di intervenire su delle viti sotto, e così si abbassava un pochino la plastica e si poteva intervenire sul perno che tiene fissate queste, cioè insomma, questi sportelli dei gavoni. Morale della favola, non ci siamo riusciti, siamo stati a smattare per un pomeriggio intero, col rischio anche di fare dei danni, di rompere qualcosa, e non siamo riusciti nella sostituzione. Quindi nulla, anche perché oltretutto, vedete, questo sullo scalino è messo malissimo e qui proprio non ce l'ho. Però dato che qui manca il pezzo, diciamo, superiore, volevo riciclare questi che sono già rotti senza romperne di nuovi, no? E quindi non ho nemmeno potuto finire di sistemare questo cavolo di scalino a cui mancano le bandelle. Quindi se qualcuno che ci segue ci sa dire come cacchio smontare questi cavolo di sportelli dei gabuni, faccia un fischio e magari ci aiuti, perché non riesco a capirlo, ho paura di rompere qualcosa. Oggi una certa Monella laggiù ha ben pensato che di domenica io non avevo niente da fare, quindi mi sarebbe piaciuto cambiare la zanzariera. Allora, in realtà aveva già fatto un bel buco qua dove c'è lo scotch e l'abbiamo lasciato lì in attesa appunto di tempi migliori per cambiarlo, perché se malauguratamente ci dimentichiamo di lasciarle il suo giochino da sgranocchiare, lei se la prende con la zanzariera. Però oggi ha finito di distruggerla e quindi ho detto vabbè, la cambiamo. È solo che è una grandissima rottura di palle cambiare questa zanzariera, quindi ecco qua, qui l'abbiamo già messa, qua pure, e adesso sto continuando. Praticamente bisogna prendere questa gomma, che oltretutto è anche vecchia come vedete, ma non so dove trovarla nuova, e piano piano col cacciavite piatto inserirla dentro alla fessura, diciamo, che tiene ferma la zanzariera. Una grandissima rottura di palle, grazie Sakura, però vabbè, andava fatto. E adesso abbiamo intenzione di mettere un mettitogli qua di plexiglass, un qualcosa per evitare che finisca di rompere, cioè che rompa anche questa. Fatto. Tutta bella tirata. Ora vado a rifinire qua dove va tagliato. Finito. È uscita molto meglio dell'altra volta. Ora non mi resta che studiare un modo per fare un pannellino di plexiglass, pensavo, qualcosa del genere, mettitogli, quindi da mettere quando andiamo via per sicurezza, perché non ho voglia di continuare a fare questo lavoro di cambiare la zanzariera, e toglierlo invece quando torniamo. Quindi ora ci devo studiare un po' sopra. Pensavo di infilarlo qua, perché c'è qualche millimetro di spazio. Quindi adesso al primo brico in cui capito, le Leroy Merlin, vedo un po' cosa si può fare.